senza fermarmi assolutamente. Io questa roba qua, quando sento qualcuno che si ferma ai ristori per bere l'acqua o per prendere i gel, impazzisco. Imparate anche in allenamento a bere l'acqua durante la corsa. Sono così in ritardo per questo video che non mi sono nemmeno fatto la barba. Video che doveva uscire per il mio compleanno ad ottobre, perché Boyer mi ha regalato un bellissimo strumento per misurare l'idratazione. Strumento che secondo me per noi podisti amatori, evoluti, tecnologici, è davvero essenziale, perché permette di misurare la quantità di acqua ingerita durante un giorno senza davvero fare nessuno sforzo dal punto di vista pratico. Nel frattempo è tornato il mio mitico coniglio, che ovviamente voleva partecipare anche lui al video. Peccato che non possa leggere tutti i miei libri, ma comunque ogni libro di corsa o in generale di alimentazione parla ovviamente dell'acqua, dell'importanza di bere, e di conseguenza in questo video faremo una piccola carrellata dell'importanza dell'acqua nell'alimentazione. Partirei dal libro di Elena Casiraghi, che tra l'altro racconta in maniera molto dettagliata del coffee, di quando assumere il coffee. Questo è un discorso sicuramente a parte, del quale parleremo nelle prossime settimane. Spero di riuscire a fare un video dedicato, anche perché io e Andrea ci comportiamo sicuramente in maniera differente, ma sicuramente entrambi non rinunciamo a bere il nostro coffee quotidiano. E quindi cosa suggerisce Elena Casiraghi? Purtroppo non riesco a farvi vedere come il mio coniglio corre in questo momento, ma Elena Casiraghi vi suggerisce di bere un bicchiere d'acqua per ogni ora di veglia, quindi un totale di 10-12 bicchieri d'acqua al giorno, che corrispondono ovviamente a 2 litri d'acqua. Questa è la quantità sufficiente di base per soddisfare i bisogni del nostro organismo. Nel libro Running Nutrition di Perugini invece si suggerisce di bere 1-2 bicchieri a colazione, 1-2 bicchieri a pranzo, 1-2 bicchieri a cena, e intermezzare ulteriori bicchieri per raggiungere comunque sempre la quantità di 10-12 bicchieri al giorno. Marco suggerisce comunque di aggiungere un bicchiere d'acqua supplementare in funzione della quantità di sale che viene ingerito durante il giorno, e ovviamente racconta e suggerisce che le pietanze a base di sale debbano essere solamente una per ogni pasto della nostra giornata. In sintesi, se dovessimo mangiare a pranzo bresaola insalata, al posto di avere 1-2 bicchieri, suggerisce in effetti di aggiungere uno supplementare, quindi di berne 2 o 3. La situazione diventa più complicata durante l'esercizio. Il famoso libro di Tim Noakes, Law of Running, racconta che comunque la quantità di acqua ingerita durante l'esercizio non deve superare i 500 millilitri all'ora, per evitare in effetti problemi, tra virgolette, di quello che in termine scientifico, o forse non troppo scientifico, si chiama water intoxication, ossia di avere troppo liquido presente nel corpo, condizione davvero molto rara, che però si verifica soprattutto nelle ultramaratone, e che porta a una prima perdita di coscienza e poi effettivamente a una morte, ovviamente tocchiamo ferro, verificatasi in diverse condizioni, soprattutto quando la temperatura era molto alta e per gare davvero intense e lunghe, che ovviamente portavano i podisti amatori o i triatleti o gli ultramaratoneti a bere più acqua di quella che in effetti fosse necessaria. D'altro canto, idratarsi è davvero importante, ed il libro di Daniele Lucchi racconta che una disidratazione del corpo potrebbe portare a una riduzione delle performance. Quindi la virtù sta nel mezzo: la probabilità che in caso di perdite di liquidi superiore al 2% potreste ovviamente ulteriormente avere problemi di salute. Come determinare la quantità di liquidi persi? Il libro parla di perdite di più di 2% del peso corporeo. Chiaramente dipende tutto dalla durata dell'allenamento, dal vostro corpo, dalla temperatura e dall'ambiente circostante. Sul libro Running Nutrition ci sono tutti i dettagli delle caratteristiche
caratteristiche che determinano le principali ragioni delle perdite, magari ne parlerò in un video più in dettaglio. Osservare le vostre urine dopo l'allenamento vi può far capire se siete davvero disidratati. Più l'urina è scura e poco abbondante, più avrete un segno di disidratazione. Dal punto di vista tecnologico potreste usare una delle bilance che sicuramente oggi si trovano sul mercato anche a basso costo. Ci sono delle bilance cinesi che costano intorno ai 30 euro e vi permettono, tra virgolette, di misurare anche la quantità d'acqua nel vostro corpo. Non, ovviamente sarebbe chiaramente suggerito di spendere magari qualche soldi in più, per esempio con la Withings Cardio, con la quale ovviamente avrete tutti i dati accurati e precisi, ma ho trovato che una bilancia cinese da 40 euro comunque vi possa permettere di avere comunque delle informazioni abbastanza precise, soprattutto che vi consentono di capire come vi state idratando rispetto alla quantità di acqua necessaria per il vostro corpo. Tra l'altro mi è stato chiesto sul canale quanto pesa Bonnie, non so se riuscirò a farglielo misurare, però ci provo, vediamo se Bonnie riesce a salire su una delle mie bilance. Infine mi è stato chiesto di valutare quello che abbiamo visto qualche giorno fa essere un sensore per la misurazione del glucosio durante l'esercizio. Ovviamente sappiate che è scritto tutto qua ed è praticamente già spiegato dal punto di vista scientifico. Magari nei prossimi giorni, se riuscirò, cercherò di prendere questo sensore e vi racconterò cosa ne penso. Vi lascio comunque il grafico di Tim Noakes. Ovviamente questo dipende molto dal vostro corpo e dalla vostra condizione fisica. Nei prossimi giorni parleremo anche dell'integrazione con carboidrati. Ora lascio la parola al prodepodista che qualche giorno fa dal campo di Garbagnate ci ha raccontato quali sono le sue principali accortezze per quanto riguarda l'integrazione. Sappiate che sono assolutamente molto diverse rispetto alle mie, magari nei prossimi giorni ve lo racconto. Nel frattempo io come al solito vado a bermi un coffee, voi stay strong, keep running e ci vediamo alla prossima. Andrea, ora che ci stiamo avvicinando ai 24 gradi, non so se questo mio termometro sia veramente corretto, però ora che ci stiamo avvicinando ai 24 gradi l'idratazione diventa importante. Ci hanno chiesto sul canale come comportarci. Facciamo due parti, idratazione durante l'allenamento, pre e post, durante e pre, post e durante gara. Quindi qua parliamo per esempio solamente del pre. Secondo me è fondamentale curare l'idratazione nelle 24 ore prima dell'allenamento, vabbè, che dopo diventerà anche post, però sicuramente bisogna bere. Su Running Nutrition c'era una parte interessante sul bere. Io cerco, siccome bevo poco, cerco degli espedienti. Uno l'ho copiato da Sara Dossena, che beveva il caffè americano spesso, e io praticamente ne bevo due al giorno, così mi faccio due tazzoni da mezzo litro quasi di acqua. E poi niente, cerco sempre di bere, di impormi di bere un litro e mezzo di acqua almeno, più quella dei pasti. Adesso sono... siccome faccio fatica a avere l'acqua, mi sono comprato la Coca Zero o la Freeway senza zuccheri del Lidl, che almeno riesco a bere un po' di più durante i pasti. Questo qua è il mio pre-allenamento, cioè nella mezz'ora prima, 40 minuti prima dell'allenamento, fondamentalmente non mi vado ad idratare chissà quanto, a meno che siano delle giornate davvero calde. E invece durante l'allenamento come ti comporti? Ecco, durante l'allenamento se ho da fare dei medi è un bel problema, perché non saprei dove mettermi la borraccia. Comunque non voglio mai fermarmi durante il medio, quindi sarebbe da dover bere, buttare la borraccia, ma dopo doverla riraccogliere al giro dopo un casino. Quindi a meno che abbia la fortuna di farmi seguire da qualcuno in bicicletta, se no di solito sui medi non bevo. La verità è che comunque nel periodo estivo taglio sempre i chilometri nel medio, cerco di farne al massimo 10-12, quindi non ho bisogno di bere in quell'istante, mentre quando faccio delle ripetute dai 400, 500, 1000 metri cerco sempre di portarmi una borraccia in pista e di bere al bisogno. Che poi bere è sbagliato, perché l'unica cosa che faccio, cerco di bagnarmi un attimino la bocca
e basta, quindi non bevo chissà quanto, saranno proprio due goccine. E invece post allenamento come ti comporti? Post allenamento ho sempre le mie bevande isotoniche, zuccheri e sali, e anche lì sbaglio, perché finito l'allenamento praticamente me la stecco in un istante, invece dovrei berla un po' a sorsate, e anche lì ne bevo circa mezzo litro, 750 millilitri, e dopo finito quello comunque cerco di bere ancora un po' di acqua nel mentre, perché mi sento davvero disidratato ultimamente. E invece durante o post gara, visto che la gara comunque non hai la possibilità, pur essendo tu un top runner, di scegliere il prodotto che vuoi, soprattutto in una grande gara, come ti comporti? Ma a dire il vero, sulle gare da 5-10 km non bevo praticamente mai su strada, sto parlando. Su un 10.000 mi è capitato una volta un campionato italiano a Ferrara, che avevano messo l'acqua perché c'erano più di 30 gradi ed è obbligatorio, e lì avevo bevuto un goccio perché al 5.000 ero davvero morto, almeno per bagnarmi un attimo. Sulla mezza maratona di solito cerco di bere a salto il primo ristoro del quinto chilometro, il decimo, quindicesimo, il ventesimo, forse il ventesimo poche volte, mi do anche lì una bagnata alla bocca senza bere chissà quanto, quindi proprio un goccino, mi bagno la bocca, bevo quel goccino e il resto lo sputacchio. Allora, sulle gare in pista di solito non c'è mai da bere, perché a meno che la temperatura superi i 25-30 gradi, adesso non mi ricordo, forse 30 gradi, infatti mi è capitato una volta su un 10.000 di bere a metà gara perché ero davvero accaldato, sui 5.000 assolutamente mai, non è neanche tempo di pensare. Gare su strada di solito 5-10 km non bevo mai, forse mi è capitato solamente di bagnarmi un po' la testa. Mezze maratone invece salto il primo ristoro e poi il decimo, il quindicesimo, però una sciacquata alla bocca e un goccino proprio di acqua lo bevo. Quello del ventesimo chilometro di solito lo salto, perché tanto ormai sei arrivato, devi solamente pensare a correre più forte che puoi. Sulla maratona invece no, ho avuto la fortuna, soprattutto nelle maratone italiane, di avere il ristoro personalizzato, dove bevevo il mio isotonico abbastanza denso. Ho trasformato il mio isotonico in ipertonico in maratona, oppure comunque ogni 5 km assolutamente un goccino di acqua me lo bevevo, quindi non prendo i sali che danno loro, non prendo l'acqua frizzante che certe volte mi è capitata durante delle gare, ma solamente quella naturale, ne bevo davvero poca, ma tutti i ristori. Senza fermarmi assolutamente, io questa roba qua quando sento qualcuno che si ferma ai ristori per bere l'acqua o per prendere i gel impazzisco. Imparate anche in allenamento a bere l'acqua durante la corsa. Va bene, grazie Andrea, ci vediamo alla prossima, speriamo che tu possa fare una buona gara, sicuramente ci riuscirai, ciao. Ciao, grazie.